Ciao ragazzi e benvenuti, oggi video unboxing molto molto speciale perché mi è appena arrivato questo pacco direttamente da Hasbro che mi ha inviato un nuovissimo prodotto collezionabile a tema Marvel che devo dire cade proprio a fagiolo in questo periodo visto che da qualche giorno è arrivato al cinema il nuovo film Avengers Infinity War, film che tutti stavamo aspettando, io non vedo l'ora di andare al cinema a vederlo e che come sappiamo si colloca direttamente subito dopo i fatti di Capitan America Civil War, quindi troviamo ancora un po' di tensione tra le nostre due fazioni, una capitanata da Tony Stark e l'altra da Capitan America, ma in questo film troveremo anche tantissimi altri personaggi come i Guardiani della Galassia che dovranno fare tutti fronte comune per contrastare il terribile Thanos. Ma ragazzi, adesso bando alle ciance e andiamo subito ad aprire questo pacchetto perché non vedo l'ora di scoprire assieme a voi questo nuovo prodotto che si chiama Mighty Max. Sono delle statuine in vinile collezionabili, in questo caso a tema Avengers, ma esistono anche quelle di Star Wars ad esempio, e tramite un meccanismo all'interno della testa, con la semplice pressione di un dito, vanno a cambiare espressione, quindi sono davvero molto curioso di scoprirne il funzionamento e di guardarle assieme. Ma adesso bisturi alla mano ragazzi e andiamo a tagliare subito lo scotch. Vediamo quale personaggio mi hanno inviato. A me piacerebbe sia Thor che Iron Man, quindi vediamo, speriamo di essere fortunato. E all'interno del pacchetto, ragazzi, che botta di fortuna, ho trovato il personaggio di Iron Man, quindi mi è andata davvero benissimo, sono super contento perché era uno di quelli che mi piacevano di più. Come vedete è confezionato in questa scatoletta in plastica, questa scatoletta che può essere aperta e si può andare a rimuovere il personaggio all'interno. Devo dire che è fatto molto molto bene e vorrei andare proprio a tirarlo fuori dalla scatola. In alto troviamo questo foro con delle frecce che ci invitano ad infilare le dita e a schiacciare la testolina del nostro Tony Stark. Quindi direi di provare assieme ed andare a vedere cosa succede. 1, 2 e 3. Dai ragazzi, davvero molto molto simpatica questa cosa, guardate che espressione molto carina di Tony Stark, così un po' dubbioso, ma se andiamo a schiacciare di nuovo dovrebbe cambiare nuovamente espressione. In questo caso abbiamo un Tony Stark con gli occhiali da sole e schiacciando nuovamente ecco che torna la sua maschera. Beh ragazzi, devo dire che comunque è un sistema molto ingegnoso e molto molto carino, dà davvero un gran bell'effetto. Quindi che ve lo dico a fare ragazzi, tra poco entrerò in questo nuovissimo tunnel di dipendenza da Mighty Max. Beh ragazzi, altra cosa molto carina da segnalare è che il pupazzo in vinile è ancorato alla base, quindi anche capovolgendolo non si va a staccare perché al di sotto abbiamo queste due sorta di viti che vanno sganciate per poter rimuovere il personaggio all'interno. Tiriamo fuori la nostra base, ecco qui. La mettiamo da parte e sotto basta prendere una monetina, io ho qui 50 delle vecchie lire, e basta girare questa parte sotto per andare a sbloccare il nostro personaggio. 1 e 2, ecco qui, le tiriamo fuori, si sono subito sganciate da sole, semplicissimo, e possiamo andare a rimuovere il nostro Iron Man. Guardate quanto è carino, è fatto davvero bene, è anche abbastanza pesante. E mi piace moltissimo questa cosa delle facce che cambiano semplicemente cliccando sulla testa, quindi ogni giorno un'espressione diversa per i nostri personaggi collezionabili. Questa è un'idea davvero molto molto interessante. Ma altra cosa molto molto interessante è la tecnica di stoccaggio che è stata pensata per collezionare questi prodotti in casa, perché come sappiamo il problema di ogni collezionista è lo spazio. E impilare i prodotti è sempre una cosa molto molto utile e in questo caso Hasbro ha pensato davvero a tutto, perché questa base qui è perfettamente incastrabile con la parte superiore della confezione, quindi io in questo caso ne ho solo uno, ma se ne avessi avuti due avrei potuto mettere sotto quello di Iron Man e poi sopra ad esempio quello di Capitan America, perché questa parte qui va incastrata nella parte superiore ed ecco che come vedete si vanno ad incastrare perfettamente, quindi è possibile impilare innumerevoli di questi prodotti uno sull'altro e andarli ad incastrare senza il pericolo che tutto vada a crollare.
Quindi questa è una cosa davvero molto molto utile e pensata apposta per noi collezionisti. Questa qui di Iron Man è la figura numero 13, come vediamo qui sul bordo è riportato questo numeretto dell'appunto linea Marvel. Come vi dicevo all'inizio, sono presenti in catalogo anche quelli della linea Star Wars. Trovate in info box, ragazzi, il link al negozio Amazon di Hasbro, dove trovate tutti questi pupazzetti che costano davvero sorprendentemente poco. Davvero molto molto belle queste Mighty Mugs, ragazzi, io credo proprio che comincerò ad acquistarle e a collezionarle. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se le conoscevate già, se vi piacciono, se comincerete anche voi ad acquistarle. Mi raccomando, sono sempre super interessato e voglio leggere tantissimi dei vostri commenti. Qualora il video vi fosse piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici e, ragazzi, io vi do appuntamento prestissimo con tantissime altre novità. Ciao!